Ho salutato il cettino. Ecco di San Pietreta, ma li volevi? Umido. Comunque l'Integra non si sente da dietro, sì. Predazzo? Cazzo, ma ci vuole delle palle grosse come due poveri. Mezza valle. Ma come si fa se andate a comprare una 500 di quel colore? Moena! Ma era come già Moena, se ne parlava l'altro giorno su Telegram. Bisogna perciò, Valsorda.
soprattutto per fare passeggiate, no? Che magari la mattina vai a mangiare il panino al rifugio e poi rientri prima del tramonto. E poi praticamente la sera vai a letto all'otto e sei morto. Sì, però anche a me piace tantissimo, quando l'ho fatto un giorno posso anche tornare a casa. Ma sì. Guarda il motorino, è tipo un Aspes. C'è uno straniero nel video, quello quando siamo andati nell'Appennino e si fa quella tappa, io seguo te, no? Mi ha lasciato un commento del tipo: dovresti passare quello con la Versys, se ti sta rallentando. Oh, abbronzatissima,
sotterraggi del sole. Bare con me. Vado ad aspettare tutte le casette lassù. Lassù ci sta Heidi. Gira, 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 gira la pemaia. Guarda che belline queste goccioline. Aspetta il velox. L'hai appena passato. E qui siamo a Brenta. Ma non ti piacciono gli asparagi? Facci un risottino con gli asparagi facendoci una cremina con quella bimbi. Secondo me ti viene qualcosa di mondiale. Questa è un'autostrada. Per buono misterino. Ma è previsto che alla fine diventi larga 4 cm. Qui c'è da andarci in terra. Ma però è forte questo passaggio di mezzo.
fatto un selfie, sorriso, zac! Mamma mia, li so ghiacciai. No, non mi sono trovato male con queste SRS in proporzione a quanto l'ho pagate. Fa conto costano 10 euro in meno rispetto agli originali su base a 40 euro. 30 contro 40, quindi percentualmente è oltre il 25%, sì, 10 euro di 30 sono il 33% in meno, no, però va visto, no, 20, oh sì, vabbè, insomma, mettiamo 25, dipende dal terreno e dalla zona, in montagna fanno piuttosto alla svelta. Invece nell'entroterra, insomma, altezze normali come potrebbe essere Siena, ci vogliono anche 10 giorni dopo che è piovuto, da una settimana a 10 giorni. Ma perché l'acqua muffa, la muffa fa nascere il fungo e poi tutte queste minchiate. Chiaramente si esce una quantità giusta di sole, di caldo, insomma, di temperatura, perché altrimenti non nascono.
sono messo al 70%, ma no, volevo abbassare perché si tiene le mani sopra.